Barone, adesso fermati e torna subito alla nostra baracca. Non protestare, lo sai ormai che devo andare a lavorare in fabbrica e tu non puoi venire con me. Barone! Vorrei sapere che cosa ti ha preso oggi, non ti sei mai comportato in questo modo. Buongiorno, Lery. Ah, buongiorno, Rosalie. Come mai ti sei fermata qui e non sei entrata? Barone stamattina ha voluto seguirmi. Ah, già, eccolo lì. Gli altri giorni restava alla baracca ad aspettarmi. Probabilmente da solo si annoiava troppo. Paul potrebbe andare a giocare con lui. Ci andrà, ma potrà andarci solo dopo la scuola e quindi piuttosto tardi. Barone, ora basta. Torna subito alla baracca ad aspettare Paul. Andiamo, Rosalie, o faremo tardi. Accidenti. Ma signor Teodoro, sì, si è cappello. Dimenticato di prendere sì, il cappello. A stasera, signore. Accidenti. È tardi. Ehi tu! Vieni a aprire, presto! Buongiorno, presto. Signor Pantabuon! Sì, va bene, buongiorno. È tardi, eh? Non c'è una mattina che il signor Teodoro non arrivi in ritardo. Le macchine sono molto vecchie e sostituirne delle parti non servirebbe a molto. Ma acquistare delle macchine nuove sarebbe una spesa troppo elevata per l'azienda. Dovete mantenere in funzione le macchine vecchie. Il presidente non è contrario all'acquisto di macchine nuove. Io invece sono decisamente contrario. Abbiamo sostenuto troppe spese ultimamente. Ah! Salve, Olery. Oh, buongiorno, ingegner Fabri. Se è possibile, vorrei sapere come sta il signor Bendit. Si tratta di polmonite, la convalescenza sarà più lunga del previsto. Allora dovrà restare molto tempo in ospedale. Almeno un altro mese. Mi dispiace per lui. Basta così, pensa a spingere il carrello, non puoi perdere tempo a chiacchierare. Ma signor Teodoro. È stata quella ragazza ad accompagnarlo all'ospedale guidando il calessino e quindi è logico che si preoccupi per lui. Non mi va proprio che questo signore se ne resti in ospedale per un mese. Ma perché dite questo? Non è colpa sua se si è ammalato. Quando sarà uscito dall'ospedale non potrà tornare subito al lavoro. Non sarebbe meglio licenziarlo e assumere qualcun altro? Ma non mi sembra giusto, signor Teodoro. La nostra azienda non può permettersi il lusso di mantenere gente inutile. Tenetelo in mente anche voi, eh? Ehi, lavorate, cos'è questa fiacca? Non hai visto che il filo si è rotto avanti? Lega subito i capi! E tu, Rosalie, mi sembra che non ci stai più con la testa o mi sbaglio? E voi, signor Onu, non avete perduto il vizio di brontolare, eh? Cosa hai detto? sta arrivando qui, signor Teodoro. Buongiorno, signor Teodoro. Posso fare qualcosa? Sono venuto a vedere quei macchinari che ci danno sempre noia. Si tratta dei filatoi numero 1 e numero 8. Siamo riusciti a farli funzionare in qualche modo, ma rendono poco perché sono sempre guasti, sa? Voglio vederli comunque.
Questi macchinari sono quasi inservibili. Furono i primi a essere installati nella fabbrica e hanno fatto il loro tempo. Spetta a me giudicarlo. Guardate, un telaio si è fermato un'altra volta. È la terza volta che ci fa questo scherzo oggi. Sono veramente stufa. Così come stanno le cose, quei macchinari non rendono assolutamente nulla. Sentite, Fabri, non potreste ripararli in qualche modo? Sono stato abbastanza chiaro. Eh già, per voi è molto facile dire compriamo delle macchine nuove. Ma avete nessuna idea di quanto costino? Oh! Che è successo? Oh, il mio portafoglio. Ma che cosa? Dove starà? Può darsi che l'abbiate lasciato quando avete esaminato le macchine poco fa. Speriamo di averlo lasciato. In qualche posto, non so. Sì, vado subito. Vengo anch'io con voi. Beh, dato che se la prende tanto, dovevano esserci parecchi soldi dentro. Avanti! Cercate di far saltare fuori il portafogli del signor Pantaboan. Non vi saranno punizioni se viene restituito. Non è vero, signor Pantaboan? Chi ha trovato il portafoglio lo dica senza nessun timore. Il signor Teodoro è molto comprensivo. Non vorrete farmi credere che nessuno l'abbia trovato. E va bene, vuol dire che vi farò perquisire uno per uno. Dovete darmi ascolto, è un'idea assurda perquisire tutti gli operai. Per me il portafogli non è stato rubato. Non possiamo farne a meno, è necessario. Non è stato accertato che lo ha perduto nell'interno della fabbrica. Non possiamo trattare gli operai come ladri solo perché Teodoro si è accorto di non averlo in tasca quando è uscito dal reparto. Tuttavia, non abbiamo la veste per protestare contro l'operato di Teodoro. Allora andrò a parlarne direttamente al presidente. Sentite, Fabri, voi siete soltanto un ingegnere meccanico. Dovete interessarvi esclusivamente delle macchine. Le altre grane lasciatele a me. E allora vi chiedo di far sospendere quella stupida perquisizione ordinata dal signor Teodoro. Cosa c'è? Teodoro ha fatto qualcosa? Signor Pantaboan. Signor presidente, il fatto è... Voi fate silenzio. Ne parlerò io al signor Pantaboan. Dunque, signor presidente, ecco... Ehi tu, ragazza. Vieni un po' qui. Ma io non ne so niente del vostro portafogli. Sì, certo, hai ragione, perché eri fuori da reparto in quel momento. Perciò dovresti perquisire le tue compagne attentamente. Oh, no, mi rifiuto. Come hai detto? Mi rifiuto, non posso trattare le mie compagne come se fossero ladri. Hai ragione, brava Olerì. Hai ragione, non abbiamo rubato niente. Io non so niente della borsa. Olerì ha detto una cosa giusta. Allora non vuoi ubbidire. Non mi va di perquisire le mie amiche. Ho capito. Beh, se insisti a non volermi aiutare, sarai licenziata. Signor Pantaboan, per favore, lasci che le parli io un momento. Senti, Olerì. Potete dirmi tutto quello che volete, ma io le mie amiche non le perquisirò. Signor Teodoro. Tarell, voi siete a conoscenza di quanto è accaduto. Dovete interessarvene anche voi. Vi prego, signor Teodoro, potete venire in ufficio un momento. Il presidente desidera parlarvi immediatamente. Mi vuole lo zio? Sì. E non posso andarci più tardi? Ha detto che vuole parlarvi subito. Bene, d'accordo. Allora pensateci voi a farle perquisire, Tarell. No, io sono stato chiamato insieme a voi. Ah, bene. Onu, pensateci voi allora. Signor Teodoro, il presidente ha detto che dovete smettere immediatamente di perquisire gli operai. Come? Cosa ha detto? Allora, Onu, da subito l'intervallo per la colazione. Va bene, signor direttore. Allora potete staccare.
quella storia non mi è piaciuta affatto. Neanche a me. Teodoro è un uomo impossibile, non credi? È imperdonabile sospettare degli altri senza motivo. Ci trattano così perché siamo poveri. Può darsi. Se Teodoro dovesse prendere il posto del signor Bilefran Pantabuan, questa fabbrica diventerebbe un inferno. Ciao, ciao, ci vediamo domani. Pelin si vergogna molto per Teodoro, l'autore di quel gesto ignobile. In fondo è suo parente. È figlio della sorella più giovane di Bilefran e cugino del padre di Pelin, Edmond. La ragazza non può fare a meno di chiedersi come mai il nonno consenta che Teodoro ricopra una carica così importante nell'azienda. Barone, quando imparerai a star buono? Mi hai fatto scappare tutti i pesci. Forse sarà Paul. Oh, ciao barone, come stai? Su, vieni qui. Ingegner Fabri. Oh. Salve, stai pescando? Ci sto provando, ma ora rinuncerò. E hai preso niente? Solamente uno fino adesso. Mi dispiace, ma non rinunciare. Oh, ho perso l'equilibrio. Oh. Attento, la tavola si muove. Per quello che hai fatto per Bendit, ti meriti una ricompensa. Ho fatto il mio dovere. Non è nessuna lampada nel padiglione, vero? No, è un pezzo che vorrei comprarne una, ma non ho ancora i soldi. E adesso è questa. E ti ho portato anche un libro molto interessante. Eh? I miserabili di Victor Hugo. Già. Ecco. Vi sono molto grata, lo leggerò subito. Tieni, e ora dammi la canna. Forse tu non ci crederai, ma io sono un campione di pesca. Davvero? Hop! Sentite, ingegnere, avete già cenato? Non ancora, uscendo dalla fabbrica sono venuto direttamente qui. Perché non restate a cena con me? Non aspettatevi nulla di speciale, però. Io non sono di gusti tanto difficili, però non mi sembra giusto disturbarti. Io posso preparare una buona minestra e se riusciste a pescare un bel pesce potremmo avere anche il secondo. Accetto il tuo invito. Bene, penserò io a procurare un ottimo secondo. Questa lampada è bellissima. Vi sono molto grata per questo regalo. Oh, non è niente. Hop! Ma la cosa più bella è che la sera potrò leggere questo libro meraviglioso. Volete darlo a me? È troppo piccolo per mangiarci qualcosa. No, per me va benissimo. In fondo poi sono stato io che l'ho preso. Devo farti i miei complimenti. Ti ammiro per quello che hai fatto qui. Ma non ce n'è motivo. Senti, Oleri, ma il tuo vero nome è Pelin, se non sbaglio. Oh. Naturalmente non ho detto a nessuno che ti chiami Pelin. Ve ne ringrazio. Non dovrei essere così curioso, ma non riesco a farne a meno. Potrei sapere perché mai sei venuta a Malokul. Non sei certamente venuta col preciso scopo di lavorare in fabbrica, vero? No. Come immaginavo. Vuoi dirmi perché, se non ti dispiace? Forse sarò anche in grado di darti una mano. Mi hai accennato che hai viaggiato a lungo prima di arrivare qui. Con chi hai viaggiato? Inizialmente con i miei genitori. Poi, quando mio padre morì, con mia madre.
Signor Billefranc, posso servirle un altro po' di minestra? Oh, grazie, non ne voglio più, Bastien. Per secondo c'è dell'ottimo capretto arrosto. No, grazie, non importa. Non ho troppo appetito oggi. Così non può andare, signor Billefranc. Dovreste cercare di mangiare il più possibile, altrimenti ne risentirà la vostra salute. Ma oggi non ho appetito, Bastien. Vi prego, signor Billefranc. E poi tu sai che io detesto sedermi a tavola da solo. Ci vorrebbe qualcuno con cui parlare. Volete che vada a chiamare vostro nipote, il signor Theodore, così non sarà solo. Imbecille. Scusatemi, signor Billefranc. Ma cos'hai capito, Bastien? Non mi riferivo a te, ma Theodore è un'autentica nullità. Preferirei mangiare in compagnia di una scimmia anziché con quello lì. Vi porterò qualcosa da bere appena vorrete, signore. Edmond. Edmond, Edmond, povero figlio mio. Chissà dove ti trovi in questo momento. Ti ho perdonato. Torna presto da me. Allora non sei mai andata a trovare il tuo parente, se ho capito bene. No. E come mai? Perché temo che quel mio parente non vorrà ricevermi con affetto. Come fai ad esserne tanto sicura? Perché poco prima che morisse mio padre aveva interrotto i rapporti con quella persona. Non voleva che sposasse mia madre. D'accordo, anche se non era in così buoni rapporti con i tuoi genitori, non poteva certo prendersela con te. Non riesco ad immaginare un individuo tanto cattivo. Forse questo tuo parente non sa che ti trovi qui. Secondo me faresti bene ad andarlo a trovare al più presto. E voi, ingegnere, fareste così? Certamente. In questo padiglione si sta abbastanza bene, ma non puoi abitarci ancora per molto. Quando sarà arrivato l'inverno, questo posto verrà usato per la caccia e tu ti troverai senza casa. A domani. Forse mi sono fermato un po' troppo, ora devo salutarti. Ti ringrazio di tutto. Comunque dovresti andare a casa di quella persona. Se ti trattasse freddamente, penseremo al modo in cui affrontare la situazione. D'accordo. Stia attento a dove mette i piedi, specialmente sul ponte, mi raccomando. Oh, ma questo è un portafogli. Olerì, sembra il portafogli di Theodore Pantabuan. Davvero? Barone, sei stato tu a trovare e a portare qui il portafogli? Beh, certo, non mi ricordo esattamente, ma non mi sembra che manchi nulla, i soldi ci sono tutti. Signor Theodore, non vi sembra di essere stato ingiusto a sospettare subito degli operai? Oh, non capisco come mai sia così bagnato. È stato il mio cane a trovarlo e lo ha tenuto in bocca. Dunque tu hai un cane che va a rubare? Signor Theodore, vi state comportando in maniera assurda. Dovreste ringraziare Olerì per la sua gentilezza invece di dirle certe cose. Signor Fabry, dovete stare più attento a come parlate. Temo che abbiate dimenticato che sono il nipote del presidente. Il nipote del presidente non è tenuto a ringraziare chi ha trovato i suoi soldi e gentilmente gliel'ha riportati. Voi state diventando insolente, Fabry. E voi non conoscete affatto le buone maniere, signor Theodore. Ma come osate? Ingegner Fabry, andiamo via. Tanto il portafogli l'abbiamo restituito, vi prego. Hai ragione, andiamo.
E non dimenticate di chiudere il cancello! Avere un nipote simile. Povero presidente, lo compiango proprio. Beh, buonanotte, io devo salutarti. Buonanotte, ingegner Fabri. Buonanotte. Ah, dimenticavo, domani partirò per un viaggio di lavoro in Inghilterra. Ah sì, e vi fermerete molto tempo in Inghilterra? Forse una quindicina di giorni. Mi mancherete tanto. Pelin era arrivata a Malopool verso la fine dell'estate ed ora siamo in autunno. Fra non molto dovrà rinunciare ad abitare nel padiglione di caccia. Non sa cosa fare. Forse è meglio che si presenti a suo nonno. Pelin è ancora molto indecisa.風が吹き始めたある日、ペリーヌは突然工場長のタルエルに呼び出されて、サンピポア工場に行き、ビルフラン様のお手伝いをするように命令されます。おじい様に会える。ペリーヌはそう思うと胸を弾ませてサンピポアに向かうのでした。次回ペリーヌ物語、忘れられない一日をお楽しみに。